La Corea del Sud teme una situazione incontrollabile dopo i test missilistici di Pyongyang. Il presidente Moon Jae-in ne ha parlato con l'omologo russo Vladimir Putin, contrario a nuove sanzioni e all'approccio degli Stati Uniti, che ha definito isteria militare senza senso. Per Putin non si può mettere all'angolo la Corea del Nord. Se la Corea del Nord non smette di compiere azioni provocatorie, in futuro potremmo dover far fronte a una situazione imprevedibile, ha detto il presidente sudcoreano. Se la Corea del Sud è favorevole a nuove sanzioni contro il regime di Kim Jong-un, Russia e Cina propongono un'altra soluzione, il gelo delle manovre militari congiunte fra Washington e Seul, in cambio della sospensione del programma nucleare nordcoreano. Intanto il governo giapponese ha innalzato il livello di potenza del sesto test nucleare a 160 kilotoni, 10 volte la detonazione della bomba di Hiroshima.